Buona giornata e buon ritiro. Questa volta proviamo in questo modo. Allora, intanto un saluto cordiale. Capisco il momento non facile e difficile che stiamo tutti vivendo, e in particolare così nelle vostre comunità. Allora, io faccio così un tipo di proposta che potete avere anche nella traccia che è stata inviata in file. E mi piace sottolineare all'inizio che è un desiderio di condivisione da parte mia su quello che è più caro a ciascuno di noi, cioè quel Vangelo che è diventato nella nostra vita, per la nostra storia personale, è diventato vocazione. E poi si è anche fatto discepolato al seguito di Gesù, dunque, e in quel seguito anche servizio, ministero, il nostro presbiterato, il diaconato. E in questo discepolato noi riconosciamo la grazia, così l'iniziativa puramente gratuita di Dio e anche la nostra libertà che si mette in gioco con quella di Dio. Bene. Ho pensato a due quadri in questo ritiro. Un primo quadro è dato dalla scena di questi giorni, quello che stiamo vivendo. Mi pare che sono giorni di emergenza che hanno toccato anche i fondamenti della nostra vita, le ragioni del nostro ministero, il nostro fare chiesa, toccano anche la nostra esperienza di Dio. E ci è richiesto tanta fiducia reciproca, stima vicendevole per sostenerci a vicenda. Ecco, il primo quadro prende questi giorni e poi un secondo quadro ed è la celebrazione che abbiamo fatto ieri dell'Annunciazione del Signore. Mi pare che lì c'è come un paradigma, uno stile di Dio che sembra dirci: ma perché non lo vivete anche voi? Ecco i due quadri. Allora, il primo quadro. In questi giorni ho trovato questa citazione che trovate anche nella traccia, dove si dice che stiamo entrando come Giona nel ventre della balena, nelle viscere imprevedibili e confuse di una distopia. Non ci preoccupiamo delle parole, ci interessa che questa immagine biblica possa sostenerci e accompagnarci in questi giorni. Questa parola distopia vuol dire la sensazione di essere in un luogo cattivo, in una condizione di vita che non aspettavamo, che non desideravamo. Ecco, noi ci siamo sentiti in questi giorni spesso spiazzati, i pensieri si sono accavallati, sentimenti che ci hanno messo alla prova e abbiamo anche tentato di interpretare quello che stava succedendo. Abbiamo ricevuto anche, come dire, degli inviti, delle richieste, delle perplessità, delle critiche. Penso che ognuno di noi, almeno io così l'ho vissuto, mi sono sentito a confronto con me stesso, mi sono sentito anche a confronto con Dio, qualche volta non è stato semplice, perché pregare, come pregarlo, e qualche volta anche in questi giorni la nostra appartenenza alla Chiesa ne ha risentito. Quando ci è stato detto da alcuni così fedeli, forse di una sensibilità anche particolare, ma voi pastori ci avete abbandonati. Perché? Avete così sceso, siete scesi a compromesso. Avete permesso che l'istituzione civile e statale mettesse in liquidazione la nostra fede. È stata un'accusa un po' pesante che ci ha fatto pensare, che ci ha messo anche un po' in questione e tutti penso che ci siamo chiesti: ma cosa sta succedendo? Un po' quello che si è trovato ad essere Giona lì dentro quel ventre del pesce grosso che l'ha inghiottito, quando anche lui non se l'è sentita di portare avanti una chiamata, un invito, un appello del Signore. Anche noi in questi giorni ci siamo chiesto cosa stia succedendo, qualcuno me l'ha detto, anche qualcuno dei confratelli. Ma Don Renato, cosa sta succedendo? Forse è l'ultimo colpo inferto per demolire la Chiesa? Ecco,
Ecco, è una possibile lettura. Beh, io direi non passiamoci sopra a quello che ci è successo, a questi stati d'animo. Restiamo in essi, forse lì c'è qualcosa da decifrare, da decodificare. A me viene in mente quello che abbiamo meditato nella prima domenica di Quaresima. Lì c'è un Dio strano in quel brano delle tentazioni di Gesù, perché è un Dio che riserva una sua rivelazione particolare proprio nel momento difficile della tentazione, proprio in queste condizioni, quando si sta per precipitare, tirati da desideri opposti. Ecco, Dio proprio lì si offre, si rivela, si comunica. Così l'ha vissuto anche Gesù, il suo rapporto con Dio, suo Padre. Mi pare che non ci siano parole per dirla questa esperienza. Ricordiamo anche Paolo quando dice: vorrei seguire il bene che non riesco a realizzare e mi trovo con il male che invece non volevo. Ecco, queste situazioni. Qui Dio ha qualcosa da dirci, è un Dio che non ti lascia, rischia con te, intende raccogliere le briciole della tua vita, cercare i frammenti del tuo ministero. Così il Dio dei Vangeli. Ecco perché allora ho pensato che accanto a questa immagine di Giona nel ventre della balena, in un luogo che non era il luogo benevolo, bello, buono, ospitale, un luogo cattivo da cui fuggire, ho pensato a un'altra immagine biblica, quella che troviamo nel Genesi al capitolo 32, è la lotta di Giacobbe con quello strano personaggio. E lì il racconto, è bello prenderlo tra le mani questo racconto, parla di un guado da attraversare. Mi pare che il guado sia anche l'esperienza che siamo chiamati ad attraversare noi in questi giorni dell'emergenza sanitaria. Poi c'è una lotta, è notte. Allora queste parole lotta, notte, guado, mi pare interpretino bene anche queste situazioni che stiamo vivendo, ma anche dicono tante volte situazioni così che abbiamo potuto attraversare, esistenziali, addirittura spirituali, anche di fede, anche mistiche, e sono momenti, ecco il guado da passare. Momenti decisivi. Tutti li custodiamo nel nostro cuore questi momenti. Ecco, il racconto lo conosciamo, possiamo tornarci sopra e sappiamo che lì succedono due fatti in questa lotta notturna tra Giacobbe e quel personaggio. Ecco, io direi che c'è una sottolineatura. Accettiamo di lasciarci andare nella lotta. Questi giorni ci offrono questa possibilità, perché abbandonarci a quella lotta vuol dire guardare in faccia a ciò che ci ha fatto bene e a ciò che ci ha fatto male, a ciò che ci ha disturbato, a ciò che ci ha inquietato. Bisogna farlo questo nella vita, anche guardare in faccia a ciò che qualche volta percepiamo come nemico. Questi giorni dell'emergenza sanitaria hanno aspetti che abbiamo sentito nemici, che abbiamo sentito contro anche la nostra esperienza di fede, anche per il nostro ministero, per come siamo chiamati a gestirlo. Pare che abbiamo dovuto mettere tutto, tutto così in archivio. Ecco, conoscerci più a fondo è importante perché questo ci predispone anche ad incontrare Dio, come succede per Giacobbe in quella notte. Ecco allora i due fatti particolari che vorrei riprendere, che possono essere utili per questi giorni. Giacobbe a un certo punto sta lottando, forse è stanco di quella lotta, non ne vede uno sbocco e chiede, osa, la richiesta di essere benedetto. Voleva uscirne dunque. Ecco, forse questo è importante. In questi giorni, guardandoci, confrontando noi stessi con gli altri, con Dio, con le nostre scelte di chiesa, il nostro ministero,
Che cos'è che abbiamo intravisto lì, magari da lontano, che si presentava come uno squarcio di luce, una benedizione, una promessa? Succede sempre così quando siamo sostenuti e accompagnati da Dio. Nel deserto si accende una possibilità, il deserto può fiorire. Quando colui che lottava con me è divenuto colui che mi avrebbe potuto benedire, è un passaggio interessante. Ci è successo con Dio anche in questi giorni? Ecco, su questo ci aiuteremo. Abbiamo bisogno di aiutarci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, a trovare che in mezzo a tutto questo c'erano squarci di apertura, di promessa, di vita. E sarà importante che noi custodiamo queste benedizioni. Ecco, il secondo aspetto che mi piace riprendere di questo fatto della lotta in quella notte tra Giacobbe e quel personaggio è la ferita che resta nelle ossa, nella carne, nel corpo di Giacobbe, è la slogatura, il femore. Ecco perché è interessante. C'è una ferita che rimane sempre, la nostra vita ne porta tante, però ogni ferita, se rimarginata, diventa vivibile. Bisogna apprendere l'arte di starci, di convivere, anche accettando di zoppicare. Giacobbe supera il guado, ne viene fuori sì slogato, ma è anche benedetto. Ecco, c'è questa combinazione di slogatura, di ferita e di benedizione. E in questi giorni la stiamo apprendendo questa. Questo che la Bibbia ci racconta come storia di salvezza, sempre slogatura e benedizione. Io vi invito a far diventare preghiera, e torniamo all'immagine di Giona nel ventre del pesce, al capitolo 2 di quel libro, la preghiera che Giona innalza a Dio. È una preghiera che diventa attiva. La conosciamo, tante volte la facciamo nella liturgia delle ore. Nella mia angoscia ho invocato il Signore, mi ha risposto, dal profondo degli inferi ho gridato, hai ascoltato la mia voce. E poi ancora ritorna, mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, le correnti mi hanno circondato, i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Sentite, sentiamo la lotta che c'è. Eppure attraverso questo guado della preghiera, lui, Giona, cambia se stesso, si apre, alla fine viene rigettato, certo, e in quella spiaggia ricomincia, e ciò che gli era contrario è uno squarcio invece di bene che lui può percorrere, sarà la città di Ninive. Ecco, è importante allora che anche questa preghiera sostenga questi giorni, anche noi lì come Giona, a riprendere il nostro cammino con il peso alleggerito di una benedizione che sarà sempre con noi. Facciamoci portatori anche con le nostre comunità di questa visione biblica delle battaglie della vita, della lotta, lotta anche di fede, oltre che lotta esistenziale, lotta anche degli affetti, lotta anche delle scelte che siamo chiamati a fare. Questo era il primo quadro. Adesso permettete che entri nel secondo quadro di questa proposta di meditazione. Dicevo prima che è la solennità dell'Annunciazione che mi ha molto colpito nel contesto che stiamo vivendo, un contesto anche drammatico. Questa settimana, nel mentre ci venivano date le informazioni, pensiamo alla Lombardia, una situazione davvero indescrivibile. Il numero dei contagiati cresceva, cresceva il numero delle vittime. Sono scenari che non possiamo rimuovere, ci restano scritti dentro di noi e interrogano il nostro cammino di fede, interrogano anche le nostre comunità, la nostra esperienza di Chiesa come discepoli di Gesù. Beh, fanno parte della nostra umanità, fanno parte della nostra umanità. Mi pare che la Scrittura, la Bibbia, ci
ci offra delle chiavi di lettura per come viverlo. Ecco, l'incarnazione, l'annunciazione del Signore mi pare offra questa chiave di lettura. Era stata iniziata questa settimana, se ricordate, lunedì con un annuncio che sembrava proprio fuori contesto, Isaia che ci diceva, ecco io creo nuovi cieli e nuova terra, lo diceva a nome di Dio. Non si ricorderà più il passato, ma come? Siamo qui in questa situazione e mi viene detto che ecco cieli nuovi e terra nuova. Ho capito solo proprio ieri, nel giorno dell'Annunciazione, che non dovevo aspettarmi qualcosa di grande, di miracoloso soltanto, ma il mistero dell'incarnazione sì. In quel nascondimento, in quel silenzio con cui l'abbiamo celebrato e vissuto. Ed è questo che mi colpisce, è questo che desidero anche suggerirvi come possibilità di ulteriore meditazione, riflessione. A me pare che la solennità dell'Annunciazione del Signore, persa così nel corso dell'anno liturgico, immersa addirittura in un tempo che sembra fuori tempo, l'esserci lì, questo della Quaresima, invece sta bene perché gioca con la Pasqua, l'incarnazione. L'una senza l'altra non possono stare. Dicono i due volti di Dio, i due aspetti con cui Dio ci incontra, ci conosce, fa esperienza di noi. Mi pare che in questo tempo così particolare, che poi sta anche interpretando il tempo di spogliazione che la nostra Chiesa, le nostre Chiese stanno vivendo, l'Annunciazione e dunque l'Incarnazione sono molto adeguate per darci una spiritualità da rilanciare, da vagliare, da far diventare anche pastorale, impostazione di Chiesa. Ed è la spiritualità degli inizi, l'Incarnazione, del lievito nascosto nell'impasto della farina con l'acqua, del seme minuscolo di senape che diventerà, dice Gesù nella sua parabola, un grande albero dove anche gli uccelli del cielo faranno il loro nido. Ma noi stiamo sperimentando in questi giorni quello che anche Maria ha sperimentato, una impotenza che lei ha espresso benissimo con la sua reazione all'angelo quando le ha detto, colta di sorpresa, lei con un turbamento interiore che l'Evangelista fa notare e dice, ma come avverrà questo? Io non conosco uomo. Una domanda. Come avverrà anche noi in questi giorni? Ma cosa avverrà? Anche al nostro essere Chiesa, domani al mio ministero, cosa avverrà? E poi questo altro aspetto che sta in questa dichiarazione di Maria. Non conosco uomo, ma quante volte in questi giorni, ma anche nella nostra vicenda ormai, dobbiamo ammettere questo, non conosco. Anche la nostra fede, così si costruisce, ritrova le proprie radici attraverso queste domande. Come Maria lasciamoci allora turbare e sorprendere. E lo facciamo proprio come lei, ricollocandoci agli inizi, ripartendo di nuovo, senza liberi addirittura da tanti accumuli, che sono state anche cose belle del passato, che abbiamo realizzato volentieri, ma a un certo punto, quando si ricomincia, occorre là lasciare, con gratitudine, con riconoscenza per chi li ha predisposti. Ho la sensazione che stiamo vivendo questo come Chiesa. Anche il nostro mondo interiore è chiamato a ricominciare, a nuovi cominciamenti. Ma la mia idea di Dio, la mia rappresentanza, ho sempre creduto così, riparti anche con Dio. È importante. Lui è il Dio fedele. E ho avuto questa sensazione quando, nei primi vespri dell'Annunciazione, la lettura breve era la prima lettera di Giovanni, gli inizi, la conosciamo, vi annuncio ciò che era fin dal principio, ciò che noi abbiamo visto, udito, eccetera. E io mi sono detto, ma lì
nel momento dell'annunciazione, dovremmo riscriverla in questo modo: ciò che noi non abbiamo udito, ciò che fin da principio c'è, ma che non abbiamo ancora udito, che non abbiamo ancora visto, che non abbiamo ancora contemplato, ciò che le nostre mani non hanno ancora toccato. Anche questo fa parte della storia della salvezza, è l'incarnazione, non ancora visto, in quel silenzio, in quella profondità del grembo di Maria. Ecco, qui noi nel nostro cammino di chiesa dobbiamo così allenarci a porre accanto a ciò che abbiamo visto, udito, contemplato, goduto, toccato con mano, anche ciò che rimane nascosto, velato, non ancora compiuto. È l'atteggiamento libero di Maria questo, che la rende capace di aprirsi alle sorprese di Dio. È quel mistero di incarnazione che rappresenta lo stile di Dio, la sua scelta di noi. È stato così anche con noi Dio, ha cominciato il suo operare con noi, la sua chiamata. Potremmo anche ricominciare a credere, ricominciare a sperare, ricominciare ad amare. Anche nel nostro ministero. Un ministero che sappiamo diventerà più nascosto, più interiore, più relazionale, più in divenire, più empatico, più capace di intrecciarsi con i fili delle persone e degli eventi. Così si è comportato Dio con Maria. Nell'Annunciazione è chiaro come avviene la sua incarnazione. Mi pare anche bello sottolineare alcune preferenze che Dio manifesta proprio in questa annunciazione, in questo rapporto con Maria, e che queste ci riguardino da vicino. Ecco, noi eravamo abituati ad un intreccio di situazioni che spesso erano vincenti, addirittura a volte anche di privilegio. E invece, qui nell'annunciazione, la maggior parte delle situazioni resta velata, nascosta. Bellissimo quello che è dato come segno a Maria, mica qualcosa di strepitoso. Ma a Maria è detto: guarda Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, questo è il sesto mese per lei. Chi poteva dirlo? Era detta sterile e poi aggiunge: nulla è impossibile a Dio. Possiamo fare tanti pensieri e preoccuparci anche in questi giorni, ma Dio ci sta accompagnando su ciò che sembra impossibile a noi umani. Egli entra così nelle nostre dinamiche. Questa è la sua incarnazione. Lui non si contrappone a noi, non nega l'umano, come abbiamo letto nella lettera agli Ebrei. Entrando nel mondo, Cristo dice: non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo mi hai preparato, ecco io vengo. Un corpo mi hai preparato. Ecco, può esserci di aiuto calarci nella vicenda umanissima di Maria, nel suo rapporto con Dio, con il suo eccomi. Il Dio che giunge all'incarnazione e che fa la sua, così, proposta gratuita a Maria, è il Dio delle mille premure. Spesso questo dato ci sfugge anche nel nostro celebrare, nel nostro annunciare, nei nostri rapporti, in quello che ci coinvolge e ci preoccupa nel nostro ministero. Dio invece pone la sua azione di incarnazione in tutto l'umano. Noi lo sentiamo contro di noi l'umano. Perché? Ma Dio l'ha creato. È il Dio che lo salva. In tutto l'umano di Maria Dio si è incarnato. E non in esclusiva, non ha isolato Maria. Ecco, la vicenda di Maria si intreccia con quella di Elisabetta. La discrezione, la cura relazionale, il senso della libertà dell'altro, la promozione della responsabilità altrui, lo sguardo di umanità su tutti, è ciò che avviene nell'Annunciazione. Ed è lo stile dell'incarnazione di Dio ci riguarda. Un'ultima sottolineatura proprio per
quell'espressione molto bella che mi pare vada in questo senso, quando l'angelo dice a Maria rassicurandola: la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Proprio in questi giorni siamo anche noi nelle circostanze di ripensare la potenza di Dio, di pensarla come un premuroso coprirci, proteggerci con la sua ombra. Che delicato questo. Dio con la sua ombra, per non offuscarci, per non annientarci, per non umiliarci, con la sua ombra. Questa ombra copre il corpo di questa nostra umanità. Abitando questa avventura di mondo, anche noi siamo chiamati ad assumere nel nostro ministero, oltre che nel nostro discepolato, questo stile di incarnazione di Dio. E poi spetterà lui, il figlio di Dio nato da Maria, a intrecciare nel tessuto di questa umanità quei nuovi cieli e quella nuova terra che ancora siamo ad attendere. Auguro, ecco, a conclusione di questa sottolineatura, vi chiedo scusa, ma sento che questo aspetto dell'Annunciazione e il mistero dell'incarnazione che avviene lì hanno molto da dirci, da suggerirci, hanno molto da incoraggiare per la nostra esperienza di Chiesa e per il nostro ministero. Auguro dunque di assumere ciascuno anche in questi giorni così difficili l'annuncio che fa l'angelo. Due cose dice a Maria oltre alla sorpresa di quel figlio che nascerà da lei, che è il darsi tutto di Dio a noi, ma dice due cose, dovrebbero essere lo stile del nostro servizio ministeriale. Dice l'angelo: rallegrati. E poi dice: non temere. Bello, se il nostro annuncio, se il nostro celebrare, se la nostra azione di carità, di pastoralità, saranno sempre precedute da queste parole dell'angelo, dall'atteggiamento profondo che sgorga dal suo cuore. Rallegrati, non temere, da consegnare ad ogni cuore umano. Buon cammino.